Ciao a tutti ragazzi da Alessia, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, volevo parlare un po' della lotta salvezza che sta avvenendo in queste ultime giornate di campionato. Mancano due giornate di campionato e per la terza squadra che deve andare in Serie B c'è una bella lotta, perché Chievo e Frosinone già sono andati in Serie B matematicamente, 20esima al Chievo, 19esima il Frosinone. 18esima attualmente si trova l'Empoli a 35, però ci sta 17esima a meno 1 il Genoa e a più 2 l'Udinese. Quindi la lotta per la salvezza se la giocano Empoli, Genoa e Udinese. Ed è una bella lotta. Anche il Bologna, volendo, perché anche il Bologna sta pari punti con l'Udinese, però sinceramente vedo più sofferente il Genoa, l'Udinese e l'Empoli. Allora, si sono un po' cambiate le carte in tavola, perché l'Empoli è andato a vincere ieri in casa della Sampdoria per 2-1. Vincendo in casa della Sampdoria ha portato 3 punti di salvezza importanti l'Empoli. E quindi il Genoa sta a meno 1, solo a più 1 sull'Empoli, e l'Udinese solo più 2. Quindi io penso che in Serie B ci vada l'Empoli, perché in queste partite l'Empoli crollerà secondo me e Genova e l'Udinese vinceranno. Però non è detto, perché comunque nelle ultime partite si giocherà il tutto e per tutto, e soprattutto perché la prossima partita è Lazio-Bologna. Penso che la Lazio vince, quindi il Bologna si trova solo a più 35, solo più 2 sull'Empoli. Quindi se l'Empoli dovesse vincere e Bologna perdere, anche per il Bologna si mette male. Poi ci sarà Fiorentina, no, poi ci sarà Empoli-Torino. Empoli-Torino è una partita molto tosta che l'Empoli deve vincere per potersi salvare. Se l'Empoli perde o pareggia, e ovviamente poi vincono, perdono, vincono, pareggiano il Genova e l'Udinese, si mette male per l'Empoli. E non è facile battere Torino. Torino vuole andare in Europa League, la squadra di Mazzarri vuole andare in Europa League, quindi vorrà vincere. E l'Empoli è l'unica cosa che sta in casa, quindi può giocare a favore di questa cosa. Però io mi sento che l'Empoli, non lo so, mi sento che l'Empoli può vincere, non lo so, a pelle. Poi dipende sempre dal Torino come giocherà, se per l'Europa League giocherà con sangue agli occhi, dipenderà se l'Empoli come giocherà, ma lì si gioca una bella fetta di salvezza, Empoli-Torino, vedremo. Poi ci sarà un Udinese-Spal. La Spal è obbligata a vincere in casa dell'Udinese, l'Udinese è obbligata a vincere in casa sua contro la Spal, perché sennò si mette male anche lei per la salvezza. Però io penso che l'Udinese vince contro la Spal, quindi di conseguenza sta pure in casa, si mette male più per il Genoa. Però c'è Genova-Cagliari. Il Genoa sta in casa anche lei, il Cagliari è poca roba sinceramente, quindi io, o per me o vince il Genoa o pareggia, non penso che perda. Quindi il Genoa, l'Udinese e l'Empoli sono chiamati a vincere tutti e 3. Penso che l'Udinese vince e penso che il Genoa vince. Sinceramente l'Empoli non lo so. Torino è tosto, anche fuori casa il Torino è tosto di Mazzarri. Quindi l'unica in questa giornata, secondo me, la più riscosa è l'Empoli. Io mi sento che l'Empoli va in Serie B insieme a Frosinone e al Chievo, pure perché io tifo Genoa, quindi spero che il Genoa si salva, non sia mai. E poi perché anche se il gemellaggio si è rotto, per me siamo sempre fratelli gemellati a vita, e questo non c'entra nulla. E poi perché ho un po' di simpatia per l'Empoli, mi piace come squadra, però penso che vada lei. Poi per me, se ci va, per me, se, a me piacerebbe che andrebbe l'Udinese, perché è una squadra che non ho mai sopportato, razzista la società e i tifosi, non mi piace il presidente, non mi piace nulla. Quindi magari andrebbe l'Udinese, dopo il Chievo sarebbe una gioia immensa per me, per noi napoletani. Però penso che ci va l'Empoli purtroppo, e speriamo non il Genoa, per il Genoa secondo me si salva. Quindi fratelli genovani, state sereni, secondo me vi salvate, me lo sento.
spero che vada l'Udinese, però purtroppo penso che vada l'Empoli, perché l'Empoli penso che più, quella piuttosto è Empoli-Torino. E mi dispiace per l'Empoli, però meglio l'Empoli del Genoa. E poi sinceramente, poi se va l'Udinese bene, l'importante è che non va il Genoa, quindi o se va l'Empoli o l'Udinese a me va bene, l'importante è che non va il Genoa, però penso che ce la fa a salvarsi. Però deve stare molto attento il Genoa. Genoa deve stare molto attento, perché è vero che il Cagliari è un po' schifo e sta in casa con il Genoa, però non si può permettere di pareggiare o perdere perché si mette male. E anche il Bologna deve stare attento, perché comunque sta a pari punto con l'Udinese, quindi anche, anche il Bologna deve vincere. Quindi una bella lotta. Vediamo chi si salverà. Secondo me in Serie B ci va l'Empoli, si salva il Genoa, l'Udinese e il Bologna. Secondo voi chi andrà in Serie B tra l'Empoli, l'Udinese, Genoa e Bologna? E secondo voi i prossimi chi vincerà? Secondo me ci va l'Empoli, mi auguro di no al Genoa. Però il Genoa deve stare molto attento, perché vincendo l'Empoli gli dico la Sampdoria se messa male. Fatemi sapere sotto i commenti la vostra opinione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, e sempre Forza Napoli. Ciao.